Prima di salire sulla rampa finale, noi artisti dobbiamo fare una scala, che possiamo fare solo noi artisti. Ma proprio lì sotto ci incontriamo, ci siamo incontrati io e Mone, e gli dico, dai Marco, andiamo su divertirci, no? In quel momento lì, Morgan ha cominciato a insultarmi. Ecco, con parole, non voglio dirle però, che parlo dal figlio di... che cazzo vuoi, sono sfigato continuamente, dritto, attaccato anche mia moglie, mia figlia, tutte cose brutte, dritte, sempre, continuamente, pa 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 pa, io stavo zitto, e lì con noi c'erano anche due della Rai, quindi non è che mi erano, non racconto favoli, eh. Quando poi all'improvviso ci hanno chiamato, Morgan, io ero turbato, lo ammetto, come non potevo essere turbato, e quindi lui è sceso, io non sapevo se uscire, cioè non sapevo se uscire, mi sono bloccato, che cazzo vado a fare, cosa sto facendo, che succede, no? E quindi sono rimasto indietro, no, poi avete visto, sono sceso anch'io, Morgan ha fatto questo gesto sorridendo, vieni, vieni, dicendomi altre due parole, ovviamente che non si sentono, ma non vuole dire, figlio di, sei una merda, sei un dilettante, fai cagare, non vale un cazzo, tutto quel pezzo lì. Scendiamo, poi vabbè, quando si vede che poi andiamo dritto, no? Ma secondo te me l'ha detto, io sarei salito a cantare la mia canzone con un altro te. Se secondo te io mi metto d'accordo, scusa, che sono nervoso, scusa, non ce l'ho con te. Ma secondo te io vado a cantare la mia cazzo di canzone con un altro testo, dai, sinceramente. Ma dove è uscito? Non mi interessa, cioè, non è vero. Mi ero reso conto che poteva succedere qualcosa, perché uno... No, i fogli li ho visti dopo. Ragazzi, i fogli li ho visti dopo. Sì, forse mi ero accorto, però ero anche magari stanco, confuso. Non ho visto questi fogli in mano. I fogli in mano li ho visti quando li ho presi. Non li ho visti subito davanti, i cosi che sventolavano. Quindi sono sceso. Andava guardito, no? Guardavo dritto, e si vede, guardavo dritto perché io non ci sto mai a guardare. Parte, appena detto la prima frase, ovviamente, le brutte intenzioni, ho detto, oddio, che cazzo succede? Ho aspettato un attimo. Per fortuna ho avuto un po' di sangue freddo di non fare scenate, perché non è il mio carattere. E ha continuato, mi sono, come si vede nel video, questo è il testimone del video, cioè, è per questo che è assurdo, il testimone è una roba. Ma invece io prendo fuori perché, voglio dire, non sapevo neanche come reagire in quel momento, cioè che cazzo, cosa fai lì, no? Ho preso il foglio e lì ho detto, bene, vado via, ho pensato a... E uno di questi fogli l'ho buttato per terra e sono uscito. Francamente non ho pensato, cioè la verità è che non ho pensato se esco mi buttano fuori. La cosa che vorrei farvi arrivare è che per me in quel momento lì sentire una canzone che non era solo cambiata, ragazzi, questi qua erano offese nei miei confronti, cioè non è che cantava le buone colazioni, cioè erano delle offese dirette nei miei confronti. Mi sembrava una roba veramente che io non potevo stare lì sopra su quella situazione. Il motivo per cui, così spero di risponderti, volevo chiedere scusa ad Amadeus, perché sapevo che aveva creato un disturbo la Rai. Io penso che sia più utile parlare di un Marco che ha bisogno di aiuto piuttosto che dar contro a Marco in tutto, anche se ci sono state queste cose, probabilmente chi gli sta intorno deve finirla di alimentare certe cose e tutelargli più la salute, cercare di riportarlo, perché Marco è sempre stato un grande talento.